Procedendo dall'anfiteatro sull'antica via che da Forum Traiani conduceva alla città di Otoka per circa 800 metri, giungiamo all'avamposto dell'evangelizzazione delle regioni interne dell'isola legato al culto martiriale di San Lussorio e di cui ha restituito valida testimonianza nella basilica eretta nel VII secolo d.C. La chiesa di San Lussorio si imposta su un'area archeologica di notevole interesse, una cripta nella quale è possibile distinguere le fasi edilizie che dal IV secolo hanno caratterizzato il santuario e soprattutto la testimonianza del ruolo militare di Forum Traiani, ribattezzata Crisopolis, città dell'oro, in periodo bizantino e che si manifesta attraverso le rovine di un fortilizio dotato di torri attorno al santuario. La chiesa di San Lussorio venne edificata agli inizi del XII secolo in stile romanico provenzale a un'unica navata e abside orientata ad est. Del primo impianto si conservano oggi solo il lato settentrionale, l'abside e interessanti elementi scultorei con figurazioni antropomorfe e geometriche lungo il basamento. In seguito a un crollo verificatosi intorno al 1240, venne ricostruita la copertura a capriate ligne e doppio spiovente, oltre che tutto il lato meridionale. La facciata venne modificata alla fine del 1400 con l'inserimento di un portale in stile gotico aragonese. La chiesa sorge su una cripta accessibile da una porta collocata sul lato sud. Qui nel IV secolo d.C. un primitivo impianto dotato di corridoio voltato a botte e abside ad ovest venne ampliato aggiungendo sul lato nord un corridoio a forma di U che consentiva di raggiungere la tomba del martire Lussorio. Nel VI secolo la struttura venne ulteriormente modificata, con l'aggiunta di una basilica con abside affrescata e orientamento a nord. Con il crollo di questo edificio nel VII secolo venne edificata una nuova aula di culto, con vasca battesimale di cui è ancora possibile scorgere i resti sotto il pavimento dell'attuale chiesa romanica. Proprio la diffusione del culto di San Lussorio potrebbe essere stato un fattore determinante nella scelta di Forum Traiani quale sede di diocesi, unica tra quelle di più antica istituzione a trovarsi in posizione interna determinante nella diffusione del Cristianesimo.